Ciao ragazzi, bentornati con le ricette dell'amore vero. Io sono Claudia Enni e oggi ho preparato per voi una ricetta light davvero gustosa e semplice da preparare. È una di quelle ricette di famiglia. Quando la prepara mia madre è una gioia infinita e tuttora quando torno a casa ne sento l'odore. Per un attimo tutto resta intatto come un tempo. È uno di quei piatti che piacciono a me, vegetariano e light, e unisce una semplice preparazione ad un gusto goloso e corposo. Andiamo subito a vedere come si preparano le pizzette di melanzane light. Ma prima, sigla! Ecco gli ingredienti che occorrono per preparare le pizzette di melanzane light in padella. Potete trovare maggiori informazioni qui giù nell'info box oppure qui in alto a destra sullo schermo. Per prima cosa prendete una melanzana media, sciacquatela sotto l'acqua corrente, poi dividetela in fette spesse circa poco meno di un centimetro. Disponete le melanzane sul piatto del forno a microonde. Coprite con la cupola per la cottura a vapore in microonde e mettete a cuocere a 800 watt per circa 5 minuti. Prendete poi una padella capiente, versate al suo interno un filo abbondante d'olio d'oliva e quando sarà ben caldo disponete le fette di melanzane sulle quali adagerete poi un cucchiaino abbondante di polpa di pomodoro. Mettete una spolverata d'aglio in polvere su ogni melanzana, un pizzico di sale, un filo d'olio, dell'origano. Coprite con un coperchio e lasciate cuocere per circa 5 minuti. Nel frattempo tagliate una mozzarella light a fettine sottili. Quando il sughetto si è ben rappreso, adagiate su ogni melanzana una o due fettine di mozzarella light. Coprite nuovamente con il coperchio e fate cuocere per altri 2-3 minuti. Dopo i 2-3 minuti di cottura, togliete il coperchio e fate l'ultima cottura senza coperchio per altri 2 minuti per far evaporare tutti i succhi e far concentrare il sughetto. Ed ecco pronte le meravigliose pizzette di melanzane. Sono goduriose, una tira l'altra e non potrete farne a meno. Poi sono anche leggere, quindi sono perfette per una cena estiva veramente coi fiocchi. Facilissima da realizzare e di sicuro effetto. Mi raccomando, se vi è piaciuta questa video ricetta, regalatemi tantissimi pollici in su per far crescere il nostro canale e iscrivetevi per non perdere tutti i prossimi video. Io vi invito come sempre a seguirmi anche su www.lericettedellamorevero.com dove trovate ogni giorno tantissime video ricette e anche sui social Facebook, Twitter e Instagram. Mi trovate come Le Ricette dell'Amore Vero. Ogni giorno pubblicherò foto, stories, video. Mi raccomando, seguitemi anche lì. Come sempre, se replicate le mie ricette, mi raccomando, taggatemi con l'hashtag Le Ricette dell'Amore Vero, così potrò vedere tutte le vostre creazioni fatte con le mie ricette. Io vi mando un bacio, vi ringrazio per il vostro affetto e vi invito al prossimo video. Ciao a tutti!